Ciao a tutti, sono Alexander Dario, bentrovati su Warframe con un video dedicato alle due nuove Deluxe Skin per Volt e per Nova che sono arrivate con l'aggiornamento Koumei e i 5 Destini. Sono due Deluxe Skin come sempre ormai stupende ragazzi, anche in questo caso Digital Extreme si è superata nel crearle e chiaramente traggono ispirazione in maniera molto pesante da quello che è l'iconografia, da quello che è il folklore giapponese. Visto che Nova ha subito anche un rework delle sue abilità e quindi voglio dedicarle un pochino più di spazio successivamente, iniziamo parlando dalla Deluxe Skin Raijin per Volt. Il Raijin nella cultura, nel folklore giapponese, è un demone del fulmine, una divinità del fulmine, e nell'estetica di questa nuova Deluxe Skin prende a piene mani appunto da questa sua iconografia. Infatti vedete questo incredibile elmo di Volt con queste enormi corna da demone che lo rendono veramente incredibile. Ma andiamo a vederla un pochino meglio nel dettaglio, nell'arsenale, perché ci sono davvero un sacco di piccoli particolari che la rendono veramente affascinante. È incredibilmente dettagliata questa skin, ragazzi. Riprende in diversi punti, sia qua sotto, qua sul petto, ma anche in centro qua sull'elmo, sulla schiena e poi, come vedremo successivamente anche nella nuova signa, quello che è l'estetica, uno dei simboli chiave del Raijin giapponese. Inoltre, questa decorazione a mo' di nuvola che abbiamo sulle spalle e un pochino ovunque in tutta la skin è molto giapponese, ragazzi. Andate a vedere un qualsiasi dipinto medievale giapponese e questo è il modo classico di rappresentare le nuvole che abbiamo. Qui, come vedete, sono delle belle nuvole temporalesche cariche di fulmini che continuano a lampeggiare, piene, pregne di elettricità. Elettricità che è l'elemento principale di questa skin, perché oltre che nelle corna da demone, praticamente fanno funzione di tenere insieme questa skin. Lo vediamo bene qua nelle braccia, nelle mani soprattutto, che sono praticamente dei pezzi di ferro slegati uno dall'altro, collegati praticamente solo dall'elettricità che la pervade, e è veramente incredibile ragazzi, è veramente potente come immagine. Oltre a questo ci sono anche tutti questi fiocchi, questi elementi che rimandano moltissimo all'estetica giapponese, ne abbiamo anche uno qua dietro l'elmo, e veramente rendono il tutto molto dettagliato e carico di dettagli e simbologie giapponesi. Forse un pochino troppo carica per qualcuno, potrebbe non piacere, ma devo essere sincero, a me nel complesso piace veramente tantissimo. Questa è la colorazione di base, non ho voluto toccare i colori per il momento, perché trovo che stia già molto bene così, ma basta fare anche solo un po' di colorazioni casuali e vedete che riusciamo a tirare fuori anche qualcosa di molto interessante, anche solo facendo delle prove così, perché l'abbinamento delle varie zone di colore funziona molto bene su questa skin. Oltre a questo vi segnalo che assieme alla skin sono arrivati anche degli accessori. Innanzitutto vi segnalo che c'è un attachment che possiamo disattivare, ovvero queste maniche del vestito del Volt Raijin sono in realtà un attachment, quindi le possiamo disabilitare. Se magari vi danno fastidio per il vostro fashion frame, sappiate che potete toglierle. Personalmente trovo che completino bene la sua estetica, quindi io per il momento gliele lascio attive. Ma come vi stavo dicendo, oltre alla skin abbiamo anche una nuova effimera, l'effimera Kaminari, eccola qua, e una nuova signa, la signa Tomoe. Queste chiaramente sono due decorazioni molto a tema, molto legate a questa skin, quindi non so dirvi, perché non le ho effettivamente ancora provate, quanto possano funzionare con altre skin o con altri Warframe. L'effimera Kaminari aggiunge praticamente questi due elementi sul retro del bacino del nostro Volt, da cui scaturiscono questa specie di pioggia di fulmini, questa specie di fascio elettrico a due code che completa bene l'estetica di questa skin. Oltre a questo aggiunge anche questi due elementi che avvolgono il collo sulle spalle del nostro Warframe elettrico. Invece per quel che riguarda la signa Tomoe, vediamo se selezionando la signa possiamo zoomargli un pochino più nel dettaglio, eccola qua. Vedete che anche questa riprende quello che è il simbolo classico del Raijin, che però è spezzato dalla potenza elettrica che lo pervade. Un piccolo dettaglio che trovo veramente molto molto bello anche in questo caso. Trovo che in generale si siano superati con questa skin e l'unico rammarico che ho in proposito è che il nostro Volt ha già un sacco di deluxe skin, ha veramente l'imbarazzo della scelta e quindi, visto che comunque di skin una ne possiamo utilizzare ogni volta, beh, rischiamo di non poterla usare tantissimo perché ci sono comunque tante altre opzioni valide per Volt. Ed è un peccato che non si sia scelto di fare una deluxe skin magari per un altro Warframe, visto che ci sono dei Warframe anche piuttosto vecchi che di skin ne hanno veramente pochissime, magari una sola. Sono comunque felicissimo che sia arrivata questa deluxe skin, non fraintendetemi, perché la trovo veramente stupenda e trovo che sia molto adatta con Volt, che del resto è uno dei Warframe favoriti dal pubblico in generale, anche uno dei miei favoriti per gusto personale. Però ecco, l'unico rammarico è che non sia arrivata una skin per un altro Warframe magari un pochino più bistrattato. Ma detto questo ragazzi, prima di andare a parlare invece della deluxe skin di Nova e del suo rework, andiamo a vedere nel mercato come possiamo recuperare queste skin. Innanzitutto ne approfitto per segnalarvi, visto che ottobre è il mese di Halloween, che c'è un nuovo pacchetto di skin Giorno dei Morti, che possiamo andare a recuperare per 215 platini, oppure se non vi interessa recuperare il pacchetto ci sono anche tutti i componenti singoli, quindi abbiamo l'armatura ceramica, tutti i suoi componenti sfusi, nel caso in cui non vi interessasse avere l'armatura completa, ma abbiamo anche la Sayandana Itzvara, Giorno dei Morti, e delle skin per le armi. Abbiamo quella per il Soma, quella per la Eight e quella per il Grimorio. Questa veramente molto molto bella. Devo essere sincero, non è che io sia un grande fan delle skin Giorno dei Morti, perché le trovo veramente un po' eccessive, però nel complesso trovo che queste siano molto carine, quindi fateci un pensiero ragazzi. Lasciando da parte appunto queste skin Giorno dei Morti, andiamo a vedere come è possibile recuperare le nuove deluxe skin. Innanzitutto, chiaramente, sono recuperabili singolarmente. Sia quella di Nova che quella di Volt costano 170 platini ciascuna, però inoltre sono anche acquistabili in pacchetto nella collezione Sakura Rain, che le contiene tutte e due, a 270 platini. Quindi comprando il pacchetto avete un risparmio di 70 platini. Oltre a queste opzioni c'è anche l'opzione collezione Sakura Storm, che le contiene di nuovo tutte e due e che vi aggiunge 170 platini. Questa versione però è acquistabile solo per soldi veri e costa circa 9 euro, quindi non mi sento di consigliarvela particolarmente. Diciamo che col fatto che i platini sono farmabili in gioco tranquillamente, questa opzione, la collezione Sakura Rain, è l'ideale per chi cerca semplicemente di ottenere le due skin, che sono veramente stupende, quindi mi sento vivamente di consigliarvele. Oltre a questo ci sono anche gli accessori e anche questi sono acquistabili singolarmente. Le signa costano 60 platini ciascuna, mentre le effimera 95 platini ciascuna. Però questi anche sono acquistabili in pacchetto. C'è sia il pacchetto con gli accessori di Volt a 125 platini, che quello di Nova alla stessa cifra. Inoltre c'è anche la versione che li comprende tutti, ovvero il pacchetto accessori Sakura Storm, che costa 170 platini. Quindi facendo un po' di conti ragazzi, questo pacchetto di nuovo vi fa risparmiare un bel po' di platini, quindi anche in questo caso, visto che sono degli accessori molto molto belli, mi sento di consigliarvi questa versione. Bene ragazzi, detto questo, direi che qui nel market vi ho detto tutto, quindi andiamo a vedere Nova. Ed ecco qua la nuova bellissima deluxe skin per Nova, la skin Haozakura o Aozakura, sinceramente non so dove cada l'accento, però so, perché sono andato a controllare, che Aozakura significa fiori di ciliegio blu. E questa skin, beh, è piena di fiori di ciliegio di questo colore. Chiaramente sono cambiabili con le personalizzazioni, possiamo tranquillamente modificarli utilizzando tutte le nostre palette colori, e anche in questo caso, anche con le colorazioni casuali, devo dire che questa skin ci riserva un sacco di ottime sorprese, perché anche in questo caso le zone di colore messe sulla skin funzionano veramente molto molto bene. Questi fiori metallizzati che la decorano praticamente ovunque sono veramente stupendi e hanno diverse tonalità di colore, quindi le combinazioni dei colori, adesso se non sbaglio sono il secondario e il terziario, se non ricordo male, danno veramente un ottimo effetto comunque sulla skin. Anche in questo caso, oltre a questo elemento molto caratteristico dei fiori di ciliegio, come nella skin di Volt abbiamo questi fiocchi molto tipicamente giapponesi, ragazzi, che li possiamo ritrovare in diverse zone della skin, e abbiamo anche questa particolare capigliatura, diciamo, del Warframe, che è molto giapponese, anche questo è abbastanza iconico nella cultura giapponese. Anche in questo caso sono arrivate con questa skin una nuova effimera e una nuova signa, le abbiamo viste prima nel market, ma ve le faccio vedere anche equipaggiate sul Warframe. Abbiamo l'effimera Maruobi e la signa Hana Ikada, che personalmente ho già equipaggiato in realtà sulla mia Koumei, perché trovo che ci stiano molto bene anche su quel Warframe, e che di fatto nel caso dell'effimera ci creano questo enorme fiocco svolazzante, che è molto giapponese anche questo come estetica, si vede molto spesso un fiocco del genere sui kimono, ma non solo. E poi abbiamo invece la signa, che come prima fatemi andare sull'interfaccia delle signa così magari riesco a zoomarci sopra un pochino meglio, che come vedete anche in questo caso ha un'estetica un pochino floreale e che richiama appunto anche in questo caso i fiori di ciliegio. Veramente molto molto bella, questa secondo me può funzionare con tantissimi Warframe. Immagino ad esempio Yareli, Koumei, perché anche su Koumei l'ho già messa, e devo dire che fa veramente un'ottima figura. Non ho molto altro da dirvi su questa deluxe skin in realtà, l'avete già vista ed è bellissima, non mi spenderò oltre per convincervi della sua bellezza, poi chiaramente ognuno ha i propri gusti, quindi può anche essere che a qualcuno di voi non piaccia, però su Nova abbiamo qualcos'altro da discutere, perché con questo aggiornamento è arrivato anche un rework. Viene definito da Digital Extreme un rework leggero, ma non mi sento di essere così d'accordo. È vero, non sono state stravolte le abilità, ma le modifiche apportate l'hanno resa ancora più performante rispetto al passato e soprattutto hanno cambiato anche sensibilmente il modo in cui andarla a buildare. Ma ne parliamo meglio dopo. Adesso prendiamoci una piccola pausa e andiamo su Absorteos, perché nei giorni scorsi ho fatto il sorteggio del giveaway che vi avevo lanciato ormai qualche video fa. Quindi andiamo a vedere assieme com'è andata, anche se in realtà i vincitori ormai dovrebbero aver già ricevuto da qualche giorno i platini. Eccoci quindi su Absorteos, questo è il post su Facebook dove vi avevo chiesto di lasciare il vostro commento per partecipare a questo giveaway. E quindi, come al solito, andiamo a caricare tutto l'elenco dei partecipanti, ecco qua, e come al solito andiamo a impostare i nostri 4 vincitori ed escludiamo eventuali messaggi duplicati. Bene, fatto questo, confermiamo e iniziamo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ed ecco qua i nostri 4 vincitori. Innanzitutto abbiamo Articolato, che gioca su PlayStation, Paolo 331979, anche lui su PlayStation, Jet Pistol 91, anche lui su PlayStation, e per ultimo Micro 04, che gioca invece su PC. Congratulazioni ragazzi, ognuno di voi si porta a casa 75 platini. Bene ragazzi, adesso torniamo sull'astronave. Bene, ancora congratulazioni ai 4 vincitori. Ne approfitto per lanciarvi un nuovo giveaway, sempre per 4 pacchetti da 75 platini. Se volete partecipare, come al solito creerò un post su Facebook con il link a questo video, andate lì sotto e commentate lasciandomi il vostro nick in gioco e la piattaforma su cui giocate. Vi ricordo ancora che la piattaforma su cui giocate, nel caso in cui abbiate attivato il cross-save, è il PC, anche se in realtà magari ne state usando un'altra. Però ai fini del giveaway questo è quello che dovete indicare. Bene, detto questo, andiamo a vedere un attimino il rework di Nova. Per farlo direi di andare a vedere la schermata delle abilità del Warframe direttamente qua nell'arsenale. E iniziamo subito parlando della passiva di Nova, perché la passiva di Nova prima prevedeva che ogni volta che veniva atterrata causasse un'esplosione con danno esplosivo. Peccato che molti giocatori, io non sono tra questi, però molti giocatori utilizzassero Primed Shurfuted o Shurfuted per evitare di essere atterrati, rendendo praticamente inefficace la passiva di Nova. Quindi la passiva è stata completamente cambiata e adesso è diventata così. Quando ci sono dei nemici rallentati da Nova e li andiamo ad uccidere, abbiamo una probabilità del 15% di rilasciare una sfera di salute. Di contro, invece, se sono accelerati, avremo una probabilità sempre del 15% di rilasciare delle sfere di energia. Quindi è diventata un'abilità più legata al fatto che andiamo ad accelerare o rallentare i nemici con le abilità di Nova. Oltre a questo, praticamente sono stati fatti dei ritocchi a tutte le abilità, perché il danno causato dalle particelle di Null Star, ma anche quello di Antimatter Drop, eccetera, eccetera, tutti i danni che andiamo a causare con Nova sono stati trasformati in danno da esplosione, con probabilità al 100% di applicare status. Prima Null Star, se non ricordo male, applicava danno da taglio, Antimatter Drop attivava un danno da radiazione. Bene, adesso tutte queste diverse tipologie di danno sono state tolte ed è stato messo dappertutto danno esplosivo. Oltre a questo, Null Star adesso è ricastabile. Prima praticamente andavamo a castare l'abilità e dovevamo aspettare di aver consumato tutte le particelle di Null Star prima di poterla castare nuovamente. Adesso questo non funziona più così, semplicemente in qualsiasi momento possiamo ricastare l'abilità per avere di nuovo il numero massimo di particelle. Il numero di particelle è stato aumentato perché da 6 di base è diventato 12, chiaramente andando a modificare, a buildare la nostra Nova possiamo incrementare sensibilmente questo numero di particelle, però già il fatto che sia stato raddoppiato di base è molto importante. Questo perché le particelle, oltre a ruotare attorno a Nova e andare a fare danno ai nemici, servono anche a ridurre il danno che Nova subisce. Con 18 particelle attorno alla nostra Nova abbiamo una riduzione del danno del 90%. Non è possibile andare oltre questa cifra, però capite bene che riusciamo davvero a essere quasi immortali con Nova se abbiamo abbastanza particelle attorno a noi. Il fatto che questa abilità sia ricastabile ci garantisce di avere sempre un bel numero di particelle attorno a noi. Prima questa cosa non era possibile e bisognava sempre fare molta attenzione a castare continuamente l'abilità e soprattutto a magari ridurre la portata dell'abilità per evitare che le particelle andassero a disperdersi per attaccare i nemici. In questo modo è diventato molto più gestibile. Oltre a questo, la cosa interessante è che prima questa riduzione del danno si applicava solo alla salute di Nova, mentre adesso si applica sia alla salute che agli scudi. Questo vuol dire che non avremo la riduzione del danno solo una volta che avremo perso gli scudi, ma l'avremo da subito, il che rende molto più comoda la sopravvivenza con Nova. Anche l'augment per questa abilità, Neutron Star, è stata rimaneggiata di conseguenza. Adesso, quando ricastiamo l'abilità, se ci sono ancora delle particelle, queste andranno a cercare dei nemici per infliggere danno e avremo garantito l'applicazione del danno da fuoco su tutte le particelle. Per quel che riguarda invece la seconda abilità, Antimatter Drop, anche in questo caso il danno è diventato danno da esplosione e sono state cambiate diverse caratteristiche della sfera che generiamo con questa abilità. Non voglio adesso scendere nei dettagli, vi basti sapere però che adesso la particella che andiamo a generare quando castiamo l'abilità seguirà la nostra Nova e sarà scagliata addosso ai nemici nella direzione in cui punteremo la visuale nel momento in cui ripremiamo l'abilità. In questo modo abbiamo un controllo maggiore sulla sfera, che prima invece era decisamente molto più caotica e si riusciva veramente a sfruttarla molto male. E infatti credo quasi tutti quelli che hanno l'accesso all'Helmint andassero a sostituire questa abilità con qualcos'altro di più efficace. È stato reso anche più leggibile l'assorbimento dei danni della sfera, perché adesso è rappresentata con due sfere, una più esterna e quella interna che cresce mano a mano che assorbe il danno. Anche Wormhole è stata modificata per essere più leggibile, adesso sappiamo quanti utilizzi possiamo avere del portale, non ha più una durata fissa ma è basata al numero di usi che andiamo a farne. Il numero di portali che possiamo avere è di 4 e quindi vuol dire che quando andremo a castare il quinto semplicemente il primo sparirà. Nei primi giorni c'era stato un piccolo bug, diciamo, una piccola cosa che in Digital Extreme non avevano considerato, ovvero che sparando all'interno del Wormhole si generasse un ciclo continuo di proiettili e quindi questo rendeva facile, utilizzando Nova, creare delle trappole per eliminare grandi quantità di nemici, magari subito fuori da una porta, quindi tutti i nemici obbligati a passare da lì si trovavano investiti da un continuo fascio di proiettili scagliati all'interno del Wormhole. Beh, questa cosa è stata già fixata con un hotfix nei giorni successivi e adesso è sempre possibile sparare i colpi attraverso il Wormhole per sfruttarli, però ogni attraversamento del Wormhole va a ridurre la durata, va a ridurre il numero di utilizzi possibili del portale. Ogni portale ha al massimo 4 utilizzi e ogni proiettile che lo attraversa va a consumare 1/10 di utilizzo. Questo vuol dire che 10 colpi consumano un utilizzo, molto semplicemente. E il numero di portali e il numero di utilizzi che abbiamo a disposizione non è soggetto alle modifiche delle mod, quindi non è possibile aumentare questi numeri in nessun modo. Infine anche Molecular Prime è stata modificata, sono stati ritoccati alcuni parametri, qui il danno era già danno da esplosione, ma qui la cosa più importante è quella legata alle build della nostra Nova. Prima c'erano due scuole di pensiero, bene o male se giocate da un po' a Warframe dovreste saperlo, ovvero la Slowa e la Fastwa. Quindi buildare Nova in modo che l'abilità rallentasse i nemici, andando ad aumentare la potenza potere, oppure andandoli ad accelerare, cercando di ottenere una potenza potere negativa. Questo sfruttava uno dei bug più vecchi del gioco praticamente e non era come era inteso in realtà in origine. Però Digital Extreme, vedendo che molti giocatori alla fine apprezzavano questa meccanica, hanno deciso di venirci incontro. Anche perché buildare con potenza negativa le nostre Nova non serviva ad altro che ad accelerarli utilizzando Molecular Prime, quindi per tutto il resto delle abilità era un danno che i giocatori si andavano a creare da soli, perché alla fine non serviva a nient'altro. In questo modo invece l'abilità è stata cambiata e non sarà più necessario andare a buildare con potenza negativa la nostra Nova, perché premendo il tasto dell'abilità oppure tenendola premuta sceglieremo noi direttamente se rallentare o accelerare i nostri nemici. E questo, ragazzi, cambia drasticamente le opzioni che abbiamo per buildare Nova. Possiamo dimenticarci tutte le vecchie build per le Fastva, perché adesso sarà semplicemente una la build da utilizzare per avere sia una che l'altra modalità. Già questo è incredibile, ragazzi. Aggiungiamo il fatto che con il cambio della passiva anche Shurfuted o Primed Shurfuted sono diventati utilizzabili su Nova, capite che già questo cambia moltissimo le possibilità di build di questo Warframe. Anche in questo caso l'augment Molecular Fission è stato modificato, e tutti i nemici afflitti da Molecular Prime quando vengono uccisi ci fanno recuperare cariche per Null Star. Con la mod al livello massimo andiamo a recuperare 2 cariche per ogni nemico che andiamo ad uccidere. Inoltre, quando colpiamo con una particella di Null Star un nemico, questo subirà gli effetti di Molecular Prime. Quindi le due abilità vanno completamente in sinergia e si autoalimentano, per così dire. Ci sono altre piccole modifiche alle abilità, ma io adesso non voglio scendere ulteriormente nei dettagli. Mi premeva giusto darvi un'infarinatura generale di come è cambiata Nova, ma capite bene ragazzi che non mi sembra così tanto un rework leggero, anzi lo trovo un rework molto importante. E voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere naturalmente qua sotto nei commenti, e detto questo, beh, direi che per questo video vi ho detto tutto. Quindi vi saluto qua e vi do appuntamento al prossimo. Ciao ciao!